è il tuo ufficio, un ufficio molto importante perché ci sono tante immagini, tanti ricordi appesi alle pareti, adesso ce le racconterai. Noi siamo qui oggi per raccontare una giornata tipo della squadra. E allora diamo a te il microfono, raccontaci un po' cosa accade dalle 9 in poi. Parto dall'ufficio, insomma ringrazio la società che ci ha messo a disposizione uno spazio che non è solo mio ma di tutto lo staff tecnico. È stato, diciamo, ben allestito perché ci sono delle belle immagini, insomma, da una foto mia da calciatore a tante immagini che riguardano la nostra tifoseria, quindi insomma si respira sempre la storia di questo club. Poi ci sono delle immagini carine come l'album che ci hanno regalato i bambini che sono venuti a trovarci la scorsa settimana. Abbiamo un po' le nostre scrivanie, insomma i nostri computer, abbiamo il televisore per poter vivere e condividere i nostri video, quindi delle nostre partite, degli avversari, insomma con tutto lo staff, e questo è un po', diciamo, il quartier generale di tutta la parte, insomma, staff. Venendo poi al programma invece della squadra, allora io amo molto lavorare al mattino, quindi credo che sia, insomma, siano le ore migliori, innanzitutto perché si è freschi, si è svegli da poco, si possa sfruttare al meglio le qualità di lucidità mentale e di freschezza fisica. Le sedute d'allenamento sono sempre alle 11 e prima ovviamente condividiamo con i ragazzi la colazione. C'è chi preferisce una colazione dolce, chi salata, tu opti per il salato? Alterniamo, diciamo, cioè almeno io personalmente alterno, quindi qualche giorno mangio salato, qualche giorno mangio dolce tra virgolette, marmellate, miele, c'è burro d'arachidi, quindi cerchiamo di alternare, dipende pure dagli allenamenti che facciamo durante la settimana. Mirko, tu invece stamattina hai optato per una colazione dolce, sempre così oppure anche tu come Enrico alterni? No, io faccio sempre colazione dolce, più che altro questa è la mia terza colazione la mattina perché con tutti i bambini a casa la sveglia suona molto presto, quindi qui vengo e mangio qualcosa, visto che la prima colazione l'ho fatta verso le 7, però anche qui cerco di reintegrarmi per iniziare bene l'allenamento. È anche il momento per fare due chiacchiere con i compagni. Sì, per fare due battute, per prendere in giro qualcuno, per come si veste la mattina, anche perché alcuni non hanno ancora la luce, quindi... Oggi chi è che si è tuffato nell'armadio? Ma Palazzino ha messo una bella felpa oggi, quindi mi sa che non ha pagato la bolletta stamattina. Filippo, com'è questo ciambellone? Buonissimo. Ma sai chi l'ha portato? No, chi l'ha portato? Palma. Ah, grazie mille Palma, buonissimo. Lo spazio temporale va dalle 9 alle 10. Ovviamente quest'ora è un lasso di tempo utile affinché i ragazzi possano coordinarsi con lo staff medico e fisioterapico per tutto quello che possono essere delle terapie, delle valutazioni mediche. Teo, questo è un momento molto importante che precede la discesa in campo dei giocatori. Cosa stai facendo nello specifico? Sì, noi cerchiamo di mettere nel migliore possibile i ragazzi per fare l'allenamento. E ci sono dei ragazzi che fanno delle fasce in preparazione sembra allenamento, chi fa le fasce, chi mette dei tapping, chi copre delle vesciche. Nicola, intanto come stai? Sto bene, grazie. Stiamo lavorando qua con Emiliano e la situazione sta migliorando, quindi bene. Come procede il recupero di Leali? Ricordiamo anche il suo infortunio che da qualche settimana lo tiene lontano dai campi di gioco. Nicola ha avuto un brutto infortunio. Però un ragazzo forte, caparbio, s'allena. Cosa stai facendo nello specifico? Adesso cerchiamo di recuperare un po' la mobilità del braccio, che ha avuto un po' immobilizzato per un periodo. E niente, poi continuerà il lavoro in campo con il preparatore atletico e speriamo di rivederlo presto in campo. La situazione di Nicola Leali?
Ma intanto Nicola Leali è stato operato un mese e mezzo fa circa per questa frattura all'ulna sinistra, è stata messa una placca per allineare i due monconi della frattura, l'intervento è perfettamente riuscito, attendiamo la calcificazione dell'osso, è previsto fra una quindicina e 20 giorni un nuovo esame radiografico per valutare appunto l'evoluzione della calcificazione, della consolidazione, se fosse, come tutti noi speriamo, a buon punto potremmo pensare di cominciare a rimetterlo in campo, a fare qualche allenamento con la palla. Eddie, come stai? Sto alla grande, sto recuperando bene col mio uomo qua, lavoriamo bene tutti i giorni e sono contento di come sta andando il mio ginocchio. Da un punto di vista medico, come sta Eddie Gnaoré e se avete una previsione di rientro per lui? Ma la previsione al momento è difficile da definire con precisione, lui si è operato circa un mese e mezzo fa, il 12 di settembre, dopo l'infortunio del 5 settembre. Stiamo andando avanti alla grande anche per il grande lavoro che stanno eseguendo i nostri fisioterapisti nel recupero e nella riabilitazione articolare e muscolare. Il ginocchio si presenta bene, asciutto, non è dolente, per cui penso che nel giro di breve tempo si inizierà anche un lavoro in campo. C'è uno spazio dedicato proprio ai ragazzi in palestra per fare dei lavori specifici di potenziamento, magari per chi viene da un infortunio, per chi deve semplicemente aver cura in maniera maniacale, insomma, delle sue cose. Marcel, tu sei un grande appassionato di musica, peraltro anche pianista, e scegli tu la playlist che mettete quando siete qui in palestra per fare allenamento? Sì, diciamo che è una cosa che ho sempre fatto, cioè la musica mi accompagna, e spesso mi occupo io di questo e quando non ci sono c'è sempre qualcuno che la mette comunque la playlist perché ci dà qualcosa in più. C'è qualcuno che proprio non ha gusto musicale? Vogliamo i nomi? Questa è una domanda che non me lo aspettavo, però c'è sempre qualcuno che ha un gusto particolare, però non saprei dirti. Sei anche tu che scegli spesso la musica allo stadio? Sì, sì, questa cosa è nata l'anno scorso insieme anche a te, che mi chiedevi, no? Matteo, il speaker, e quindi ho chiesto un po' ai ragazzi quali possono essere le canzoni che ci danno una carica in più e è andata bene l'anno scorso. Pickers on Fire è la musica che i tifosi cantano insieme a voi dopo una vittoria, quanto vi carica? Molto, molto, è una cosa che ci unisce con i tifosi, sappiamo già che se vinciamo è bello festeggiare insieme a loro e speriamo di farlo più possibile. Vincenzo Paradisi, si è appena pesato Mirko Eramo, i valori sono in linea con quelli esatti, con il peso corporeo ideale? Sì, sono sempre gli stessi, misuriamo il peso una volta a settimana e Mirko è sempre nel suo livello standard di peso. Gli altri tutti in linea con le previsioni? Quelli che ho valutato fino ad ora sì, sono tutti quanti in linea. Quanto è importante tenere sotto controllo il peso? Prima abbiamo fatto un blitz in cucina, chiaramente tutti sono ben allineati ad un tipo di alimentazione corretta da professionista, quanto è importante restare sempre in forma e non aumentare neanche un grammo? È importantissimo, infatti noi cerchiamo, insomma, anche attraverso il nutrizionista, facendo degli esami specifici per vedere se l'atleta è sempre conforme e a norma con che sia rispetto al peso, massa grassa, massa magra, perché sono parametri fondamentali per tutto l'arco dell'annata, di modo che possono esprimere meglio le proprie caratteristiche e dare con che sia importanza a questo aspetto, risulta efficiente anche per delle prestazioni, una performance ottimale durante la gara. Quanto è importante l'uso di questi strumenti che misurano il chilometraggio dell'atleta e che vi danno informazioni importantissime in vista dell'allenamento e della gara di campionato? Sì, sono fondamentali per pesare con che sia l'allenamento, quindi valutare ogni ragazzo in base all'obiettivo che noi abbiamo prefissato per la seduta, ma anche settimanale,
in modo che possiamo andare anche sì, a correggere quelli che sono le eventuali carenze durante la settimana o durante anche sì, un mesociclo e la partita stessa. Yuri Bartoli, abbiamo parlato dell'importanza dei GPS per fornire indicazioni utili ai fini dell'allenamento, della partita dei calciatori. Qual è la settimana tipo da un punto di vista atletico della squadra, dal punto di vista degli allenamenti? Allora, la settimana tipo, noi solitamente quando giochiamo sabato, diamo la domenica libero, dopodiché riprendiamo il lunedì. E lunedì facciamo un lavoro prettamente metabolico, senza palla e con palla, quindi corse e possessi palla e partita finale su spazi più larghi. Il giorno dopo facciamo doppia seduta oppure una seduta unica abbastanza lunga, dove invece lavoriamo più sulla forza muscolare, per cui lavoro in palestra o lavoro in campo di forza, circuito, e facciamo lavoro col mister a pressione, quindi partita a pressione, oppure lavoro a secco con cambi di direzione, sprint vari. Quindi il mercoledì è un lavoro più neuromuscolare. Al giovedì allarghiamo gli spazi, per cui allarghiamo gli spazi e torniamo a lavorare sul campo largo. Quindi corse ad alta velocità e il mister poi inizia a preparare la partita per la domenica o dal sabato e lavora sul campo largo. E poi ci avviamo verso gli ultimi due giorni dove facciamo rifinitura, quindi prepara il mister, lavoro prettamente del mister, e dove per quanto riguarda la parte atletica ci mettiamo lavoro di rapidità, di sprint su spazi brevi, e reattività, lavoro psicocinetico e poi rifinitura classica per poi arrivare alla partita la domenica o il sabato. Sei contento perché hai vinto? Ah, chiaro, vincere è importante, allora siamo contenti. No? Anche in allenamento? Sì, anche in allenamento. Questo è l'atteggiamento della partita dopo. E alla fine appunto della seduta di allenamento c'è il pranzo. Il pranzo viene aperto ad un orario non prestabilito, non fisso, quindi facciamo una forbice di un'ora e mezza per dare la possibilità insomma a tutti di mangiare con tranquillità. Chi è più celere magari nel farsi la doccia preferisce mangiare subito, chi magari preferisce prima fare uno scarico in palestra, un massaggio, delle terapie, farsi una doccia con calma e quindi andare a mangiare. Abbiamo la fortuna di avere una mensa eccezionale, insomma, dove si mangia benissimo, si sta benissimo, insomma, abbiamo un servizio eccezionale da parte delle persone che ci lavorano, e quindi la mattinata, grosso modo, almeno per noi dello staff, inizia verso le 8 e finisce verso le 2, 2 e mezza. Per i ragazzi inizia un po' più tardi, inizia verso le 9 e finisce, insomma, anche per loro verso quell'orario lì. Nicola, un bel piatto di pasta dopo un allenamento duro? Sì, forse un po' esagerato, ma... No. Che dice il nutrizionista? Dopo lo sento. Capitano, a differenza di Nicola Falasco ti sei mantenuto un po' più leggero, con riso in bianco. Sì, no. Io mi sono allenato di meno, Nicola si è allenato di più. Quindi è giustificato il bel piatto di pasta che sì, sì, sì. Dopo lo sforzo è giusto mangiare qualcosa in più. Mister, lei ha detto che questo è il quartier generale, il suo quartier generale, è qui che insieme al suo staff, Savini, Giampieretti, decidete qual è il modulo migliore da utilizzare a seconda dell'avversario, qual è l'11 da schierare all'inizio? Noi siamo qua dalla mattina presto fino verso le 2 e poi torniamo comunque sia nel pomeriggio, quindi dalle 5 fino verso le 8 torniamo qui per appunto elaborare tutta quella che è stata la giornata di lavoro. Quindi oltre a noi, diciamo, la parte tecnica, aggiungiamo anche il montaggio di video fatti dal nostro operatore drone e dai dati dei GPS scaricati dall'allenamento. Quindi insomma facciamo tante valutazioni in seguito alla seduta svolta, alla seduta che andremo a fare e ovviamente alle partite che andremo ad affrontare. E quindi nelle varie riunioni
valutiamo la condizione dei giocatori attraverso insomma, il confronto con lo staff medico, capiamo i giocatori che possono essere a disposizione per la prossima partita, quelli che sono più o meno in condizione, e in base a questo insomma, cerchiamo di fare le valutazioni giuste per mettere in campo un 11 adeguato che sia nelle migliori condizioni fisiche e mentali, insomma, di energia, di entusiasmo. E tutto insomma avviene quasi sempre qui dentro, però dietro c'è veramente un mondo, e qui abbiamo la fortuna di avere un mondo veramente di persone eccezionali, partendo dai nostri magazzinieri, partendo dai fisioterapisti, dai nostri dottori, da tutte le persone che lavorano qui al Picchio Village 16 ore al giorno con il sorriso sulle labbra sempre, tutti i giorni, con grande entusiasmo, con passione. C'è veramente la sensazione di respirare una grande famiglia. E questo credo che sia un valore che la squadra percepisce, che sente, è un grande punto d'inizio. Quindi insomma questi confronti che avvengono sempre in maniera molto professionale, ma anche in maniera molto genuina, spartana. Insomma, spesso ci facciamo degli aperitivi con un po' di affettati, con un po' di formaggio, così nel chiacchierare, nel valutare i ragazzi, delle situazioni, momenti che, insomma, che si stanno vivendo, non manca mai un sorriso, una battuta, un momento insomma, di relax. Credo che sia fondamentale, perché questo è uno sport che a livello di stress insomma, ti carica parecchio. E quindi questi momenti sono belli, perché sono condivisi con persone che come noi vivono questo dalla mattina alla sera, ci mettono anima, ci mettono passione, grandissima competenza, e per noi dello staff tecnico è veramente un piacere e un onore lavorare con queste persone. Oh, ragazzi, volevo presentarvi questi due personaggi molto importanti per noi. Salve, buongiorno. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Buongiorno Gaetano. Sono due personaggi molto importanti, simpatici soprattutto il primo qui a sinistra e quello a destra, diciamo, è quello che fa il lavoro, l'altro lo guarda di solito. Katia, sei impegnata nella preparazione delle maglie per la partita. Quanto tempo si impiega in media a preparare una maglia? Ricordiamo, queste maglie vi arrivano pulite, però poi fra sponsor, nome e numero è necessario il giusto tempo per preparare la maglietta perfetta. Sì, diciamo, a me arriva la maglietta pulita e io devo mettere il nome, il numero del giocatore e i vari sponsor, che naturalmente devono essere posizionati a seconda delle direttive della società, e quindi ogni sponsor andrà nella giusta posizione e ecco, io rispetto questi canoni. E più o meno impiego per una maglietta completa un quarto d'ora, 20 minuti. Io lavoro a fianco del mister giornalmente, mentre la squadra è sul campo guardo partite su partite, analizzo dati su dati e poi aggiorno il mister e lo staff per dargli più informazioni possibili per preparare al meglio la partita contro l'avversario e quindi andarcela a giocare al meglio possibile. Valerio, da quest'anno sei dirigente addetto all'arbitro dell'Ascoli. È sempre un po' complicato il rapporto tra la parte sportiva, nella fattispecie i calciatori, e la direzione arbitrale. Qual è la tua funzione importante, proprio perché bisogna trovare un giusto equilibrio tra quello che è il regolamento e quello che poi viene percepito direttamente dalla squadra sul campo? Sì, il mio ruolo è quello di fare una sorta di filtro tra i calciatori, lo staff tecnico e la parte arbitrale e l'AIA. Ho fatto un corso, il primo corso ufficiale del settore tecnico FIGC, da dirigente addetto all'arbitro, svoltosi a Coverciano, e quindi ho avuto il riconoscimento dell'ufficialità del mio ruolo, che da quest'anno è molto tenuto in considerazione, perché appunto, voluto fortemente dall'AIA, serve a fare un collegamento tra la parte arbitrale e la parte calcistica, diciamo. Mirko Evangelista, club manager dell'Ascoli e segretario sportivo, raccontaci qual è la tua settimana tipo. Ad esempio, in questo momento stai preparando la prossima trasferta, che è quella di Brescia. Sì, la settimana tipo, diciamo, è strutturata principalmente sulle indicazioni dello staff tecnico e del direttore sportivo.
principalmente sulla gestione, diciamo, della prossima trasferta a questo punto di Brescia, dove ad esempio questa mattina stiamo definendo, insomma, le ultime cose sulla partenza anticipata verso Brescia, dove partiremo giovedì, faremo una rifinitura a Brescia per poi giocare sabato mattina. Importante la parte sicuramente organizzativa, proprio perché partendo ad esempio in anticipo, e questa è un'eccezione rispetto alla settimana tipo, bisogna anche trovare un campo di allenamento in loco per consentire alla squadra di prepararsi al meglio alla partita. Sì, certamente, non solo il campo di allenamento, che è molto importante, ma anche tutta la logistica legata all'hotel, lavanderia e tutta una serie di gestioni organizzative, ecco. Nella fattispecie su Brescia stiamo chiedendo disponibilità ad una società amica per l'utilizzo dello stadio, appunto per la rifinitura della squadra. Direttore, questo è il suo ufficio, l'ufficio suo e del club manager Evangelista. Quello che è emerso da questa giornata al Picchio Village è un gran gruppo di lavoro. C'è grande armonia, c'è grande contentezza di allenarsi. D'altra parte i ragazzi trascorrono insieme molte ore, fino alle 2 sono qui. È questo lo spirito che è alla base di questo gruppo? Allora, questa è la nostra casa e quindi il nostro gruppo di lavoro, a partire dai magazzinieri che sono i primi ad arrivare e poi tutto il resto, è la nostra casa e quindi la nostra famiglia. È ovvio che lavorare con serenità, con il clima giusto, con l'empatia giusta tra le varie persone è un valore aggiunto, perché questo è uno sport di squadra, non è, come dico io, il tennis, e quindi oltre gli 11 che scendono in campo e i vari convocati, quindi i 23-24, c'è tutto un mondo dietro che arriva quasi a 50 persone, che sono quelle che frequentano il centro sportivo, e è doveroso essere tutti in armonia e aiutarsi uno per l'altro, a partire, come ho detto, da tutte le scale gerarchiche del club.